Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, ci sentiamo, con sempre la mia paranoia. Buonasera a tutti, ci sentiamo, ci sentiamo, come state? Buonasera Panzi, buonasera anche a te, Gretima, Ranni Top Waifu. Lo sai che se la combatte in realtà per me se la combatte. In realtà con tutte, perché sono tutte veramente delle top waifu, se ci pensi. Cioè, Fia è Fia. Melina è Melina. Ci abbiamo anche Malenia, che... Wow, forse l'unica che io non metterei in classifica sarebbe Rennala. Ma più che altro perché... Allora, se dovessi dire la Rennala della boss fight, della seconda fase, bellissima. La prima no, perché è tipo... Senza emozioni, cioè non mi trasmette veramente niente se non tristezza. Stai sentendo? Ok, con il cappuccino. Intanto qui fatemi avviare tutto. Non mi ricordo. Sì, vabbè, dovevamo continuare. Madonna, eravamo in quel lago di merda. Eravamo, è vero. Che esploreremo oggi. Prima di andare avanti, perché mi sa tantissimo che la quest di Ranni manca poco e la finiamo. Allora, Elden Ring. Cosa sta succedendo? Mamma mia, l'audio. Di recente sto giocando tantissimo anche di nuovo a Metal Gear Survive. Sto giocando tantissimo a Metal Gear Survive e stavo pensando di portarci magari una piccola serie perché è veramente bello su PC quel gioco. L'ho comprato a 3 euro. Una roba del genere. Miglior soldi spesi da vita mia. Ora, perché il personaggio è infilato nel terreno? Questo non lo so. L'audio ci dovrebbe essere. Fammi vedere se l'R1 va. L'R1 va. Vediamo se l'R2 va. L'R2 va. E fatemi mettere bene il cuscino qua dietro. E anche magari un po' la cam che ogni volta è un casino. E andiamo ad esplorare il lago, non ci scendiamo qua sotto semplicemente perché prima dobbiamo esplorare. No, però siamo con la Grazia. No, no, siamo con la Grazia, prima andiamo un po' avanti. Con la Grazia poi, sì, no, con... vabbè, la runa attiva. Guardate come si può dire, siamo runati. Perché su Dark Souls 3 era bracciolati, su Dark Souls 2 era umanati. Anche sull'uno bisogna lanciarsi di qua abbastanza palesemente. Madonna mia. Di là c'è una via. Di qua. Un casco. Giusto così. Ma mi sa che è veramente l'unico. Eh sì, devi fare. Devi parkoureggiare qui. Oui. Guarda quanti di quegli insetti di merda che sparano lo schifo. Ho sbagliato! Sto giocando a Metal Gear Survive. Ci si abbassa con cerchio su Metal Gear Survive. Quindi perdonatemi se faccio delle cazzate. Si salta con cerchio invece su Metal Gear Survive. Si dà l'ok con la X, mentre qua si dà col triangolo. E non c'è un modo per... Scendere, mi ha mentito. Ah no, di qua, ok, l'era un segreto. Un 1000 piedi aureo. Un 100 piedi, non 1000, vabbè. E se invece andassi lì... Ho missato, sono morto. Sono vivo, miracolo. Guarda quanti! Quanti cazzo! Allora, io prima di andare... Ma io tra l'altro, che cosa ho di... Perché io potrei fare questa cosa? Dovrebbe anche trapassare in teoria. Esatto. Ce l'abbiamo gli incantesimi. Facciamoci furbi. Vediamo che di qua non c'è nessuno. Con triangolo. Altro che sembra quasi un chiostro votato alla marcescenza.
ci posso passare tranquilla? Ah, ma sì. Ma in alto si è buttato. Buonasera, Fatal. Come stai, bello? Benvenuto in live. Agna. Vabbè, ma in realtà questo mi sembra un posto molto piccolo. Mi sembra un posticino molto, molto, molto piccolo. Per... anche perché, cazzo, c'è questa zona qua e poi stop. Cioè, non è che puoi andare da qualche altra parte. La quest di Ranni è tipo gli sgoccioli. Oddio. Gni. Come stai, bello? Che mi racconti? Che mi racconti? No, sai, tadaia, diriamo. No, no, così. Aspetta. Bam. Mamma mia, questa è la miglior cosa mai presa, comunque. Ah, ma tra l'altro... io che... che talismani avevo? Non me lo ricordo. Non ho idea. Ci sei stato sulla cascata di Marcescena? Ci stiamo andando adesso, credo. Aumenta la gittata dell'arco. In realtà tutta la zona quella sopra del lago gigante, mo la facciamo appena finiamo sta zona, semplicemente perché avendo la... essendo runato, non volei sprecarla. Ripristina lentamente PA per fare tipo pam pam pam. Oddio, ma quei drop non ci... quei drop come faccio? Le... allora. No, dai. No, vabbè, from. Vabbè, fantastico. Buonasera, Vittorio, come stai, bello? From, tu hai? Tu c'hai? Nulla, mamma puttana. Di più. Come lo fai tu? Ma più grande. Questa rimane la cosa game breaking comunque. Fa una quantità di danni questa magia. Magia poi incantesimo. Non stai calmo. Ecco, un attimo ti leggo, Vittorio, perché come puoi notare c'è un po' l'inferno qui. Siamo crashati? No. Ah! La fai pure con la marcescenza sta cosa. Quindi adesso emani marcescenza. Sto vedendo. Cazzo, non sto... l'ha presa! M'ha preso. Sono morto. Sono vivo. Madonna la lag. Madonna, sta andando a mezzo frame. Sta andando. Non riesco a... non riesco a fare una schivata, cazzo. Ma perché sta laggando? Perché c'ha quell'effetto addosso di merda? Altra volta. Serio? Scoperto che in Detective Pikachu Ryan Reynolds fa la voce. Sì! Ma io la prima volta che sentì... era sì, era lui. La prima volta che sentì quella voce ho fatto: cazzo, c'è Deadpool! Perché io Ryan Reynolds lo conosco principalmente per Deadpool, perché tanto lui ormai c'ha il suo doppiatore. Mi devo trasportare. E fa stranissimo, perché una volta che lo associ a quell'attore e ai personaggi, è come...
Il tizio che fa Gandalf, io ogni volta che lo vedo, non è che lo chiamo col suo nome. Faccio, oh, c'è Gandalf! Perché sono un coglione. E quindi io mi immaginavo Detective Pikachu che era un maniaco del cazzo. Che in realtà dietro c'era Deadpool. Vabbè, torniamo su a sto punto. Tanto ormai mi hanno fatto sprecare tutto. Allora, la nera fiamma comunque è game breaking. Fa veramente cazzo male. Fa veramente cazzo male. Io dovrei avere anche un power upino del Ciosbo. Che ci buffa l'arma con quella roba. Piesto, come stai, Vittorio? Oh, grazie. Come stai, Vittorio? Che mi racconti di bello? Oggi dovrebbe essere stato l'ultimo giorno di scuola, in teoria. E tra un po' c'è Pasqua, ragazzi. Tra un po'. Tipo, settimana prossima. Una roba del genere. Allora, io prima di usare malissimo questo coso. Vabbè, ma lo fanno molte volte, eh. Lo fanno per fare della pubblicità. Oppure magari perché tipo dici l'avevano cancellato, ma in realtà l'ha fatto perché dicevano ok, se mando in giro questi leak ormai è come se... Si sa che deve uscire e sarebbe un peccato. Non c'è rane assassine. Ma è proprio un peccato perché Deadpool, cazzo, è uno dei personaggi. Cioè. Una volta che tu puoi fare veramente qualcosa di staccato da quella cazzo di qualsiasi roba della Marvel, puoi fare un personaggio bello che può spaccare la quarta parete, che è simpatico, è figo, è cazzone. Perché no, non farlo? Cazzo. Sì, e beh, ma là perché sai qual è il fatto? È che i registi dicono, ok, magari non farà lo scoppio. Poi vedi che una petizione magari la firmano in 10 milioni e tu dici, figa. 10 milioni di biglietti venduti sono cazzo tanti. Cioè, è quella cosa del tipo. Lo faccio uscire perché tanto so che vince. Scusate, ma. È un puttanaio. In realtà, allora, aspetta, un puttanaio no, perché in realtà è molto. Semplice la base del perché Deadpool è immortale. Diciamo che quello che noi vediamo nei film sì, è Deadpool, ma è un Deadpool che ancora ci sta con la capocetta. Perché Deadpool è matto. Infatti, alla fine del secondo film ti fanno vedere anche una cosa bellissima. Perché Deadpool, oltre ad essere immortale, può tipo viaggiare nel tempo e nello spazio come cazzo gli pare. Che è la cinturina che gli danno alla fine del secondo film come easter egg. Quello potrebbe essere, sì. Cioè, ma quelle perché sono le 45 milioni di varianti che esistono. Perché là si torna al discorso che nella Marvel esisterà sempre un cazzo di fumetto in cui il personaggio X praticamente diventa il signore del cazzo d'universo, il dio indiscusso. Quelli sono quei giganteschi urti. Nei film l'hanno più fatto con Hey, il tuo superpotere è diventato il cancro, essenzialmente. Che è una roba un po' brutta. Però. Vabbè. Anche perché Deadpool è malato. Che tra l'altro si dice sempre tantissimo che Deadpool abbia il potere più forte della. A parte, lasciamo perdere tutti i poteri effettivamente che sono in. Cioè, c'è un fumetto in cui Deadpool uccide tutto l'universo. Tutti gli eroi dell'universo. Però,
che il potere più grande di Deadpool è il fatto che lui riesca a rompere la quarta parete, che lui sappia di essere in un fumetto e che quindi può fare delle cose strane, può saltare da una pagina all'altra come gli piace, ste cazzatine un po' così. In realtà mi sa che sto lago di merda è già finito. Scusate se ogni tanto bevo il caffè, ma il cappuccino, perché se no mi spengo stasera. Solo, doppia. C'è una... Ce n'ha 25. Cioè, infatti, ripeto, quello che vediamo nei film, anzi, è ancora chill, è ancora tranquillo, perché il Deadpool vero è fottutamente matto. Ma poi, povero Cristo, è matto perché, cioè, immaginate che vi aprono a metà, vi spaccano la testa in due e voi tranquillamente, come se niente fosse successo. Cioè, sì, è praticamente altro che Split. Qua sopra devo per forza beccarmi questa cosa per andarci. Spero non ci sia un nemico, perché altrimenti me la prendo nel culo. Sì. Non è che posso crearli sti poli di merda. Bene. Vorrei evitare di morire. Adesso, appena detto questa cosa, io stirerò malissimo. Ma male. Ma male, male, male. Perché dovrei voler salire qua sopra io? Domanda. A parte per sprecare tutte le mie cazzo di fiaschette. Ma lì ci posso saltare soltanto con il cavallo. Madonna mia, la marcescenza! Quanto cazzo ti toglie? E quindi? Drop. Che cazzo ne so? Cazzo di niente! Sì, ma quello è il è il minimo. Diciamo che Deadpool è affascinante quanto schifoso. Scusatemi, confermate una cosa, ma là sopra veramente non c'è un cazzo? È veramente così spoglio come la merda? Cioè, perché dovrebbe, perché non c'è niente? Mi fai alzare tutti i punticini del cazzo e poi niente? Allora, c'è qualcosa che mi dà un po' più di resistenza. Lo chiedi a me, quello che non sa la mica, beh, giustamente. Magari c'era ancora Fatal che ci poteva consigliare. Annulla i danni da caduta, rimosso dopo la morte al posto delle rune. Oh, andiamo. Ma non ci credo che ho missato qualche roba. A meno che non ci sia un altro pezzo di ponte. Più tardi ci faccio terminare. Immagini bello che arriva Fatal. Oddio, non mi ricorda. Non mi ricordo la frase famosa di Terminator. Che era tipo, tu sei stato terminato, una roba del genere. Non me lo ricordo. Beh, è tornato Fatal. Ma veramente là sopra non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo sopra sto ponte di merda. Niente, che ho alzato tutti e due questi punticini del cazzo. Però non c'è niente sopra. Quindi mi chiedo, c'è un altro punticino di merda che devo alzare, magari? Forse quello laggiù? You have been terminated. Eh sì, sei stato terminato. Sì, non mi veniva proprio. Non so che cazzo c'avevo. Non mi veniva. Magari devo alzare pure questo. Eh sì, c'è la pedanina. Ci arrivo! Non ci arrivo! Ah, ok, perché c'è qualcosa lì, vaffanculo. Ti spiegati che muori! Mamma mia. Che tanto ci dovrebbe essere? Io i film di Terminator me ne sono visti veramente pochi. Ne dovrebbe essere uno anche in cui tipo il Terminator dovrebbe essere una donna. Che non so.
C'è stato tipo un periodo in... Che cazzo è so? C'è stato un periodo in cui facevano tipo i vecchi film normali in cui ci infilavano, cioè prendevano film X, ok, lo chiamiamo in un altro modo e ci infiliamo un protagonista donna. Mi piace un sacco come nel primo prende il librone con tutti i nomi di te e si mette a ammazza tutta. Molto chill. Che belli che erano i film di un tempo che non ci avevano senso. Io mi dicevo, mi sono visto. Mia sorella mi ha fatto vedere un film in cui c'era Schwarzenegger in un futuro. Tipo, in un futuro dove la gente poteva andare su Marte. Una roba strana che non ho capito. E c'era sta scena con lui vestito da vecchietta. Che però una certa cominciava a strillare completamente a caso. Per poi togliersi la maschera, far scoprire che era lui, far esplodere tutto e andarsene. E io non ho capito. No, come andare avanti l'ho capito perché dobbiamo andare nel chiostro. Era che ero rimasto un po' così, che qui sopra non ci fosse niente. Magari adesso che si è alzata quella pedana lì, c'è qualche cazzo. Vediamo. Oddio, un'altra di queste. Ti chiami Sara? Sì, boom! Mamma mia, che bello, che bello, che bello. Allora, fammi curare. No! Allora, fammi bere una bozza. Allora. Ehi! Hoppa! Hoppa! Hoppi! Me vede, thank you. Sì, no, Vittorio, cioè, tu stai vedendo in... stai vedendo la mia vita lì in alto, no? Cioè, stai vedendo quanto si sta abbassando. Io de devo essere veloce nel fare le cose, non posso... Non posso perdere tempo. Devo, tipo, speedrunnare. Questo? Questo mi interessa. Sono comunque... Sì, no, quello ovviamente. Quello ovviamente. Va bene, siamo sopravvissuti con successo al lago di merda. Oddio, del bush. Lasciate fare. È opzionale, immaginavo, però bello, voglio usarlo quello spadone se è con la fede. Non sono rispawnate le merde. Sono rispawnate le merde. A forum. Con Maria... No, non con Maria De Filippi. Come si chiama quell'altra... Quel canottino che rompe i Barbara D'Urso. Denunciato da Barbara D'Urso perché adesso l'ho chiamata canottino. Boom! Barbara Palumbelli. Adesso posso pararlo! Merda! Vabbè. Fanculo. Ha droppato quella. Quindi Rani è passata qua in mezzo a tutta sta merda. Come? Come nella sua forma di bambola alta a 5 centimetri. Io, Vittorio. Sì, Vittorio. Sì, vabbè. Io non vedo niente della Rai. Cioè, io la TV, la nostra TV italiana. Zero. Io non. Io già che conosco Canale 5 con Barbara D'Urso. La vita in diretta. Sì, no, ma in generale. Cioè, pure la Mediaset per me è sempre TV di merda. Cioè, non è. Non cambia. Madonna, quanti. Sì, così non mi cambia molto. E io in generale la televisione che non siano film. O qualche serie TV o qualche reality show non la vedo mai. Quanti cazzo siete? Allora. È morto? Non è morto! Non so come. Ranni incredibile. Ranni è incredibile. Vediamo le lance del fulmine quanto gli fanno, però. Perché magari sono deboli al fulmine. Eh sì, mamma mia! Pam! Manco, vedi che cazzo.
E tra l'altro oggi si è aggiunta una nuova bestiola nella mia famiglia di animali. Abbiamo trovato un pappagallo ferito, l'abbiamo portato a casa e gli abbiamo dato tutta una gabbietta e si è aggiunta un'altra bestia in casa. Abbiamo due cani, sei gatti e adesso un cazzo di pappagallo. Che non mi ricordo come l'ha chiamato mia sorella, quindi forse Zolletta, perché è tipo un pappagallo bianco e grigio. Però volevo condividere, scusate. Uff! Non lo fare! Non lo devi fare! Non nominare mia madre! Mai più! Mamma mia! Dolore! Ma quanti drop? Droppino, non droppate mai un cazzo, è proprio niente da fare. Droppi, ok, droppino. Tanto stavano tutti qua a pregare. Che poi effettivamente, vedete che la teoria del... Cioè non è che la teoria, ormai è confermato, secondo me, che la marcescenza è un'altra divinità. È effettivamente un'altra divinità perché tutti questi insettini che la lodano... E Millicent che c'è stava che ti diceva la lodano come una dea perché probabilmente Millicent è collegata a Malenia, perché capelli rossi, un ciambraccio che ci sarà una protesi e ste cose. Quindi questi mi hanno dato l'arma. Quel falcettone, falcettone, quella falce, non è neanche un falce, mi sa che è un falcione effettivamente. E sti tempi mi sembrano proprio fatti apposta. E c'è qui. Però io voglio andare avanti, lo leggiamo dopo. Eh sì. Vabbè, quindi è già finita sta zona? Che mi devo buttare di sotto nella cascata? Ah no, c'è un altro di quei sarcofagi del cazzo. Ancora più giù andiamo. Cazzo. Ancora più giù. I sarcofagi che ha giocato Dark Souls 2 sono l'inferno. Cioè, ti danno sempre la paura che magari tu adesso rispawni e sei un maschio, cioè il sesso cambiato. Che Dark Souls 2 c'era mai capita la lore, perché di Dark Souls 2 me ne è sbattuto molto il cazzo della lore. Del perché c'era un sarcofago a inizio game che se per sbaglio ti ci entravi... Ti cambiava il sesso. E se tu eri in full plate o in armatura pesante non te ne accorgevi mai. Il classico esempio è Sabaku che per tipo 25 episodi dice: "Oh, però perché il mio personaggio sembra così mascolino nonostante abbia fatto una donna?" È perché era un maschio. Non era più una donna. Transettone. Che vita di merda. Ok. Belle però ste cutscene che includono il personaggio anche per queste cose semplici. Dove cazzo siamo? Oddio, questa è un'arena G. Makes sense. Makes sense. Perché tu vieni qui? Puffete! Lo sapevo! Scusatemi. Ecco perché quando ci siamo buggati col cavallo su quel posto, faceva come se fossimo da ranni. Ecco perché. Perché quella era roba di ranni. Cioè, almeno penso, glitchandomi, buggandomi, fosse roba di ranni. Bella sta cosa della mappa comunque che ti ci puoi trovare, ma come il fatto che il mausoleo di Mogwin, tutto che è pieno zeppo di cadaveri, si trova sotto al campo di battaglia di Radahn. Cioè, queste cose non so, sono piccoli dettagli bellissimi. Cioè,
Una grazia? Non c'è una grazia? Come? C'è questa statuetta di merda? Io devo entrare? Ok. Ah, aspetta, mi scocchiato il collo. Ok, oh. Spero che non si sentano, che non volevo fare di... Astel! Calmo. Sei tu! Ma scusa, ma l'aletta che ho trovato di che era? Dell'unghia del piede? Io me lo aspettavo piccolo. Che sei bello, cazzo. Che tanto è una versione evoluta... È una versione evoluta di quello lì. Completa, più che altro. Ah, beh, ma sei fatto di merda. Quella è una presa. Quella era di nuovo una presa. Tra l'altro ha un occhio nel craneo. Ha un occhio. Bellissimo. Che cazzo devi fare con quella codina di merda? Ma stai calmo che ti spezzo le gengive. Lancia del sole! Minchia. Cos'era? Tanto progenie del vuoto. Che fai? Madonna puttana. Non lo evocherò il Mimic durante la prima volta. Perché il Mimic è veramente... Ok, è molto facile da schivare come presa, però non mi aspettavo... Sono morto? Sono vivo. Dove? Dove? Gnam, gnam, gnam. Hella! Dammi un attimo di timing e te becco tutto, zio. Bomba, ragazzi. Che cazzo devi fare? Madonna, sempre con ste fauci di merda aperte. Pensavo che dovessi... Magia gravitazionale, che dovessi fare... Che cazzo fai? Madonna, quanto... Quanto cazzo è bello, però. Quanto è bello. Quindi adesso si sparisce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Dove? Ah no, ok, pensavo fosse... Bella! Ho imparato, zio. Mi dispiace. Sfortunatamente per te ho imparato... Ecco, questo invece non lo imparo mai. Ma sei... Sei bellissimo. Lo sto combattendo molto, molto gnorri, eh. Cazzo fai? Macarena! Hey! Ok, forse adesso fa la presa. No, ok, mi sa che la fa solo una volta la presa. No! Corri! Leroy! Non l'ho preso. Come cazzo non l'ho preso? Ah, no. Ok, però ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Cazzo, vai. Ah, volevo provare a entrare. Ah, vabbè, ma è parabile. L'ho fatto una cazzata. Invece, tutto calcolato. Questo va schivato verso sinistra. Perché fa una roba d'arco. Ok. Ah, ma sei infame.
Quella è infame, perché se non ti prende con la presa, ti prende con le mani. Bro. 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 Io sono... Io... Sai quanti... Ma sai quanti cazzo di Souls io ho giocato? Ma beh, ma che te pensi? Ma... Cosa... Ma vai a cagare. Ma vai via, bellissimo però. Ah, dà anche una cosa. Dà anche una cosina. Gigi, ma era molto semplice in realtà. Mi sa che era lui l'altro boss che la gente ci stava impazzendo dietro. Cioè io perché sarei morto con la presa se non, me la, se non fossi riuscito a tankarmela. Di Aste, la progenie dell'uomo scolpita nell'albero madre. Il potere che racchiude questo, vabbè, è un astro deforme generato dalle più remote, dalla, nella più remota oscurità. Un tempo cancellò una città eterna privandola del firmamento. Una stella cadente che reca infausti presagi. Ma scusa, ma nell'oscurità del cosmo più cazzo che è, non ci vuole andare Ranni? Domanda. Perché molte volte lei parla del viaggio nell'oscurità... Quel che cazzo che vuoi. Tra l'altro stanno tutte qua le stelle. Il cielo è tutto fatto di... Madonna che bello cazzo. Che bello cazzo. Con 40 vedete si tanca facile. Ma sì, ma perché il cap da quel che ho visto dovrebbe essere 40. Perché ho fatto dei test. Il primo cap è a 40. Il cap più alto è a 50. Dal 50 in poi. Già dal 40 al 50 non so se te conviene a livelli alti. Dal 50 in su invece è proprio me. Cioè diciamo che se c'hai livelli da buttare, dici li metti là. Eh sì, è 40, ma è come... Tipo... Fede, mi pare che... Dovrebbe essere fede intelligenza 50-70. Una roba del genere. Ricordo che sono così alte perché ci sono proprio degli incantesimi che ti richiedono di averla così alta, quindi... Ok. Altare del chiaro di luna. Tra l'altro questa è una zona... È una zona completamente a parte. È una zona completamente a parte. Qui c'è qualcosa da visitare. Qui pure. Pure. Al chiesone gigante ci andiamo subito perché tanto sta dritto su. Aldora, sei qui? Madonna, che lag. Qui si sta spezzando il qui si sta spezzando il computer. Si sta veramente rompendo. Ah, ma io sto... Ma scusate, ma io fino adesso sono andato con le prestazioni aperte. Ecco... Ah, ok. Ecco perché non andava una merda. Cioè... Ma tra l'altro quelli sono i raggi... Cioè, sono queste. Sono le schegge di luce stellare, soltanto... Big. Ma io voglio andare alla chiesa. Non volevo evocare il Mimic. Allora, andiamo al chiesettone perché mi sa quello di tipo... Lore. Madonna, però che bello con la luna. Scusa, ma c'è doppia luna? C'è quella. E c'è quella là. Allora. Questa è della zona. Quella è del gioco. A meno che non abbia un... A meno che non abbia un... Cioè...
sia effettivamente un qualcosa, perché alla fine Ranni vuole fare il viaggio nelle stelle, cazzi e mazzi vari. Che sia anche la luna stessa una dea. Potrebbe effettivamente essere una dea. Certo, molto più sul oggetto, non che è. Non sono in blind. Adula era. Non sono in blind. Non sono in blind, ragazzi. Mica ci può arrivare anche Geppè. Quanti danni hai fatto a quella povera bestia? Drago di scintipietra, tra l'altro. Surprise, invece. Oh, la Madonna! Non ci arrivo. Adula! Adula! Ozzai! Comunque i draghi, una volta che capite il loro pattern, sono veramente degli stronzi. Sono veramente degli stronzi. E mi dispiace, cazzo. Mi dispiace veramente. Guarda, tutto fatto con la scintipietra. Hai già giocato il gioco, vergogna, fallo! Unsubscribe! Sono morto. Devo sottovalutarlo, però. Dove cazzo è? Cosa cazzo fai? Ma stai a cuccia. Adula, eh. Tra l'altro è qua davanti. È davanti a sto chiesone. Chissà che cazzo sta prote... Vabbè. Oh! Bello. No, no, sta luna messa così qua, non è... Con tutti i raggi lunari che puntano verso di là, non è a caso. Sì, ma anche perché li chiudi nella loro cosa delle zampine, vai col cavallo, hai fatto. Il problema è... Cattedrale di Manus Celes. È la luna... Eh sì, se cioè secondo me è come con Rennala. Cioè loro stesse possono... Evocare, però secondo me appunto è più una dea, cioè è vista come una dea effettivamente. Giustamente, ah, ci ho preso, credo. Poi se qualcuno sa meglio della lore e può spiegarmi che cosa sono quei mega frondoni, sono ben accetto, perché mi piace discutere della lore. Sì, solo che hanno... Oppure magari semplicemente... Ci sono più lune, eh. Cioè non è scritto da nessuna parte effettivamente che ci sia una luna, perché le lune appunto sono satelliti, ce ne possono essere tante. Buonasera, Arlo. Ma che cazzo? Buonasera, Arlo. Come stai? Bello, benvenuti là. Fammi azzeccare. Per gli appassionati. Per chi la scoprirà e per chi la sco sta scoprendo. Madonna mia, che non riesco più a parlare, sono stupido. Vabbè, luce stellare a stecca. Immaginiamo. C'è anche una grazia qui. Qui c'è un buco. C'è un buco. Ah, prima di sederci alla grazia. Immagina. Sembra come quasi se questa... Se questa chiesa sia stata fatta crollare. Da tutte quelle... Cioè, se... mi sa tantissimo... Solo pezzi, sì, di luce stellare. Mi sa tantissimo come se qualcuno avesse fatto crollare tutti sti robbi qua e ha tirato giù la chiesa. Tantissimo. Come lo so? Che cosa, cosa? Cosa so? Sto speculando qui, speculazioni. Qua c'è un cazzo, giustamente. Qui c'è il buco, motivi film. Madonna mia. Disiscritto. Che bello. Mi piace quando vedi tornano le cose di trama, di lore. Ti fanno sentire tipo quel cazzo enorme, no? Quello intendo.
Cosa c'è qua sotto? C'è una torcia? Madonna di Padre Pio, vaffanculo! Qua c'è qualcosa? No. E la madò, dove cazzo stiamo andando? Vabbè, ma qua è per tornare... No, non possiamo tornare giù. Ma sono le due dita tutte spezzate, uccise, spezzate. Allora, io ammetto di avere la cazzo di pelle d'oca. Calcolate, ragazzi, che eravamo in live, eh? Cioè, se io non avessi scritto quella cosa in... Cioè, se io non avessi scritto quella cosa. Quella cosa in chat, io non mi sarei accorto che non eravamo in live. Cioè, là sotto io c'avevo la vostra chat che stava andando con... Che cazzo? Hai infartato Twitch veramente, stavo dicendo. Ecco perché si è divisa la live, perché hai infartato brutalmente Twitch. Perché qui c'eravamo, cazzo. Allora. Ci siamo? Stavo dicendo che noi effettivamente... A Ranni gli abbiamo dato... Gli abbiamo portato quel coltello lì. Che serve... Ah, prima che continuiamo a fare... Mi confermate che ci siamo? Vedete questo minchione qui? Perché io non so dove si è stoppata la live. Allora, le dita no, non erano soltanto due, perché quelle che abbiamo alla tavola rotonda, prima di tutto, sono tipo su un'altra dimensione, non ho capito. E poi in realtà noi ne troviamo tantissime di due dita. Ogni volta che noi andiamo a ripristinare una runa, ci sono due dita morte. Sicuramente eravamo sopra. Cazzo, ma che infarto ha avuto? Che infarto bestiale ha avuto? Porca troia, così cattiva ha fatto. Però, a parte quello, noi abbiamo portato quel coltello a Ranni e lei l'ha usato per ammazzare le due dita. E c'è Ranni. E allora sì, ha infartato Twitch, Fatal. Per un attimo i server di Twitch sono esplosi. È successo qualche cosa dopo controllo. Tanto lei effettivamente non ha i suoi abiti. Effettivamente l'abbiamo trovati là e non ce li ha. Guarda che c'ha tutte le... come si chiamano? Le articolazioni fatte con la corda. È tutta sporca di sangue. E ha ucciso... Cioè, ha ucciso le due dita per assorbirne il potere, per poter... fare chi c'ha il cazzo più grosso? Sì, vabbè. È come l'automa. Indossa l'anello. Vi alzo anche l'audio. Che
che bella se non fosse ricoperta di sangue. Quanto silenziosa sta, cazzi. Non ha più l'altro volto qui attaccato, però, eh. Già so il prossimo commento di Harlock. Bevo Harlock. È sparita. Tu ce l'hai le due facce? Ce l'hai le due facce tu? Sì, ce l'ha. Comunque sia, puoi baciare la sposa, magari. So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord, and once all is done, we shall see each other once more. Dice My Lord. Eh sì, perché prima lei è molto più... non dico schifata, però è molto più neutra. E probabilmente io ho scoperto che praticamente Rogier... ci avrebbe mandato, se noi avessimo fatto la quest di Rogier, ci avrebbe mandato da lei e lei sarebbe stata molto più dubbiosa e avrebbe, perché lo sapeva che ci aveva mandato qualcuno. Infatti noi la prima volta che ci abbiamo parlato con lei abbiamo fatto no, non mi ha mandato nessuno, e visto che era la verità siamo partiti dal neutro, mentre noi piano piano siamo sempre andati a essere più positivi fino a quanto effettivamente è contenta di essere nostra consorte. Sì, quelle sono le classiche traduzioni, ma l'abbiamo detto più volte all'interno di questa cosa. Che mi trovo? La Moonlight! È la Moonlight! È la Moonlight! Nella luna dotato di, da una regina di cari al suo sposo per dare seguito a un'antica tradizione. Il sigillo di Rani rappresenta una luna piena, fredda e plumbea. E quest'arma non è che un raggio della sua luce. Che beh, non possiamo usarla perché va su intelligenza. Il nostro PG 38. 38. Figata però. Figata. E come esco da questo luogo? Mi devo teletrasportare o c'è un buco? No, credo sia... devo fare questa cosa. Penso siano un tramite con la volontà superiore. Cioè, è come se la volontà superiore è Dio, i preti, il Papa e così... Cioè, aspetta, non i preti, i Papa. Questi sono tanti papi. Vedila così. Ok, però prima di andare ad esplorare tutto sto papier, io vorrei fare dei giretti prima, se me lo acconsentite. Primo, voglio andare da Iggy, perché... a tutti gli effetti la sua quest ha avuto, io che posso usare qualsiasi cosa, quality, la sua quest effettivamente ha avuto fine, quindi non c'è, oddio mio, per un attimo ho infartato che non ci fosse Iggy, cazzo, stavo infartando malissimo. Ciao. Greetings, my fellow. Parla. Lady Rani has departed, ha intrapreso il suo viaggio along the dark path of the Empyrean. From Rena's Rise, as she calls. Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well. Era il diavolo l'altra volta? Lady Rani, along. Sì, now, Lady Rani, I pray. Veramente c'hanno un cazzo da dire? Di andare dove hai trovato Rani la prima volta alla torre. Oh. C'è qualcuno che mi aspetta? Ma tra
l'altro, domanda molto gergo tecnica. Ma Blade, ma dove cazzo sta? Ma dove andiamo giù? Allora, qua beh, giustamente ci sta. Dovevamo andare giù a Necron a combattere insieme. E lui ha fatto, eh no, e io me ne vado a fanculo. C'è un buco lì. Chi è? Eccolo laggiù. E c'è anche un cadavere. È diventato ostile. È impazzito. Ah, perché giustamente lui era l'ombra di Ranni che gli era stata dalle due dita. Però giustamente adesso è sparita. Non c'ha più uno scopo. Magari era sparito perché si era allontanato per evitare. Era stato... Boh. Io non lo voglio ammazzare. Ma che cazzo? Ma non c'è una quest che... Oh, Blade. Quello è un assassino dei neri coltelli. Che è stato squartato malamente da Blade. Ciao Blade. Non avevo stamina. Non posso fare i pesanti. Non posso fare i leggeri. Giustamente vai su intelligenza. Giustamente. Devo affrontarlo a pesanti, ragazzi. Non posso usare i leggeri. Guardalo, che bel moveset. Madonna, Gatsu, veramente. Aio. Che mi si è buggato. Dove vai? Vabbè, un po' di tracking ce l'abbiamo. Non voglio ammazzare sempre lui che lo attacca. Man. Ma dato. Che cazzo mi doveva dare? Cioè. Corazzare dell'uomo lupo Blade. Ormai logora. La pelle serve da mantello e può proteggere dal freddo. Blade era un guerriero al servizio di Ranni, ma soffriva il freddo come chiunque altro. Oh. Si vestiva pesante perché giustamente se tu stai vicino a Ranni, più o meno la tua temperatura corporea è sotto ai 10 gradi. Ovviamente negativi, quindi meno 10. Assalto del lupo, che era quella tecnica che facevo. Secondo lo stile della casa reale di Caria, arma prediletta di Blade, il mezzo lupo. In spregio del destino legato ai suoi natali, Blade proclamò la sua eterna fedeltà a Ranni. A riprova, al momento del giuramento, la lama fu intrisa di gelida magia. Ah, ecco perché fa quella cosa del tutto ghiaccio, perché è tipo enchantata da Ranni. Che tra l'altro lui... ha fatto a cazzotti non con uno, non con due, ma con tre assassini dei neri coltelli. Blade era una macchina. Dopo torna da Eiji. No. Che volessero ammazzare... Ma lo sai che non lo so, perché da quel che abbiamo capito lei collaborava, cioè è lei che ha attuato tutto. Quindi magari lo sai che ha fatto, lei li ha comunque messi, ha detto ok, se qualcuno prova a fermare il mio viaggio perché voglio fare le cose, voglio mandare a fanculo la volontà superiore e così via, se qualcuno prova a fermarmi, prova a prendere anche lui magari il mio viaggio o qualche altra roba, gli ha detto ammazzateli.
Semplicemente, o magari fin dall'inizio si sapeva che una volta che Ranni avesse iniziato il proprio viaggio, loro dovevano morire. Per motivo X. Well, as war comes in. Morte. Oh, sì. Unthinkable. How could Blythe? How did he break free from his cell? No. More importantly. L'avevi intrappolato tu! That plagued Lady Rani. Yet even in madness gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blythe. When I do, I only hope you'll accept my apology. Something else for you? Ma porco Dio, From Software. Ma vaffanculo, Miyazaki, veramente. Tra l'altro sta morendo con le nere fiamme e lì c'è un cazzo di assassino dei neri coltelli. Non è che si è suicidato. Non so. Che altro. Non so. Cioè, io devo capire se. Se è un qualcosa che accade. Perché è finito il loro compito. Ranni è partita. Loro non devono lasciare traccia di quello che ha fatto Ranni. E quindi li ammazza. Ma porco, ma che cazzo. Tra l'altro, tanti assassini, sì. Ma porco Dio. Le modigi. Ma se Luis era già morto? Prima che abbiamo iniziato la quest di Ranni stava lì tipo. tipo spiedino, mi pare. Dove cazzo è? Elmo dalla foggia di uno specchio di cristallo che si dice ornasse costantemente la testa del consigliere di guerra Iggy. Molto fragile e è vulnerabile ai colpi. Indossato da chi si è votato al sommo tradimento. Protegge dall'intervento della volontà superiore e delle dita al suo servizio. Iggy provava terrore del suo stesso inganno. Non è che Blade è impazzito de botto. È che probabilmente finché c'era Ranni e Blade era l'ombra di Ranni, Blade si poteva schermare in qualche modo dalla volontà superiore che gli diceva ammazza Ranni, perché è una stronza per noi. Appena Ranni è partito, Blade ci stava a date capoccia. E quindi Iggy l'ha preso e l'avrà ficcato dentro qualche prigione, magari quelle galere del cazzo che abbiamo trovato fino adesso. Magari potevamo anche trovarlo. E ok, quindi lui è impazzito per quel motivo, quindi Ranni ha mandato, tra virgolette, gli assassini nei coltelli per quel motivo da lui. Però perché da Iggy? Perché era finito il suo compito? Pensavo fosse crepato insieme a loro. Tra l'altro, piccolo dettaglio, avrebbero potuto togliergli l'elmo, visto che l'abbiamo preso noi. Però perché lui... Perché era finito il suo compito? Oppure magari la volontà... Però no, perché la volontà superiore usa i neri coltelli? Non c'ha senso, cazzo!
È come gli americani che per andare un per cazzo a qualcuno usano i terroristi. Non c'ha senso. Vorrei andarne a trovare soltanto uno prima, perché qua c'è questo qui. C'è Rapidia che molti si dimenticano. Cristo. Dio Cristo. Però dai, che cazzo di... Vabbè, qua tanto sarà come ogni cazzo di Souls. Cioè, non ci sarà una quest che finisce bene. Una. Perché quell'altra, The Nevelis, è depressa. Alexander, predict, muore, perché tanto è Sigmeier, quindi se è il Sigmeier, stira per forza. Ci sono rimasto de merda, veramente. Ma a sto punto non ci avrei mai più parlato con Iggy. Almeno rimaneva vivo e vaffanculo. Che cazzo. Ma perché, From? Ranni tutta contenta, gli altri invece se la prendono nel buco del culo fortissimo. Ma che cazzo, dai. Ma che cazzo. Allora, era più un palesemente un tizio che veniva a dominare. Ci sta tirando un seghì. Si sta tirando un seghino. Sa, cioè, non volevo dirlo, Fatal, però... i tre soldati che erano messi qua l'hanno... Mazza... Ma infatti la cosa devo capire, ma se anche se Luvis era una marionetta... Cioè... Se Luvis è stato fatto da lui o se Luvis si è fatto da solo, ha fatto tipo i necromanti, cioè tipo i Lich, che sono praticamente i necromanti che si autoressano e prendono essenzialmente potere infinito. Vantaggio di Dolores, la freccia dormiente. Ok, quindi questo posto c'è di... non ce n'è uno vivo. Uno. Non c'è un cazzo di posto vivo qui. Intanto non ho capito se siamo crollati malissimo. No, c'è un momento di frame rate di merda. Che spero si sistemi a più presto. Siamo tipo sui 2000 di bitrate. Ok, adesso è risalito. C'ha avuto un attimo di... Torniamo. Ci siamo? Stasera Twitch ha veramente qualcosa. Non ho capito che ha, ma... effettivamente ho fatto adesso un check sui cosi e c'è qualche cosa che un po' esplode male. Non ho capito. Vabbè, vaffanculo, tu sembra dirmi le stesse cose, mi stai sul cazzo. Signora Maria. Allora, questa sarà un'altra di quelle cose che dovrò... un'altra di quelle live che dovrò tipo scaricare e mettere singolarmente. Sarà un parto. Vai. Ne prendiamo doppi questi. Tanto ci abbiamo i soldi che ci escono dal culo. Buono. Qua ci stanno sempre queste robe.
Nvidia non vende niente di... Perché ieri sera poi la live era andata di Cristo, non è crashata mai ieri. Quindi io sto recuperando oggi. Vabbè, continuiamo a esplorare là sopra, perché sarà una bella zonotona, cioè molto grossa, quindi ci vorrà del tempo. Non mi devo teletrasportare qui, mi devo teletrasportare qui. Però che ci sono rimasto veramente di merda con la quest di Ranni. Ci sono rimasto veramente tanto di merda. Porca troia. Cioè, per carità, capisco che è un bel good ending per Ranni, tecnicamente. Ok, tutto quello che volete. Però vaffanculo. Finisce a schifo come se... Eh sì. Alla fine ci avrai, per carità, la waifu. Ci avrai la mogliettina che ti fa andiamo e viaggiamo per sempre, tutti insieme. Però intanto, porca troia, tutti a merda sono andati. Sì, che tra l'altro eppure non è neanche... È una bambola, è quella di Bloodborne. Diventiamo uno di quei giapponesi che compra tutti i vestitini. E concludiamo qui il discorso, spero. Pure, no, che ne ho visti abbastanza di Rune 34 su Ranni. Non voglio entrare in questo discorso. Il mio Twitter c'ha cose molto strane di Ranni. E che cazzo, quanti? Dove va? Si teletrasporta, è là. Ma scusa, ma si teletrasporta. Che è successo? È ricresciuto tutto? No, è Fatal che si spaventa dei Rune 34 di... Ma porco... Agna! Dov'è l'altro? Ma dove? Cazzo qua, cioè lo chiedo molto onestamente, ma cazzo c'è qualche cosa di utile? C'è qualche pavimento di merda invisibile? Non sembra. E porca questi tizi mi stanno dando veramente ai nervi. Ma tantissimo. Oppure sarà pieno? Ho preso pure... Madonna, son delle mini anti-uomo magiche comunque queste cose, eh. Ecco qua. Ho ancora l'occhio. Guarda,
non mi teletrasportare via. Guarda tutto, fammi. Ok. Da quando fa quella roba? Che cosa? Che schifo di drop. La guerra nel 2004. Bellissimo. Ma veramente? Cioè, questa roba? Sta rovina di merda gigante? La magia? Non lo so. Non ho idea, sinceramente. Però secondo me si può anche ottenere come incantesimo, sarebbe bello. Ma veramente tutto sto luogo per quel pezzo di merda. Quel pezzettino di cazzo. Ma dai, stai a gio... Ma stai a scherzare. No, dai, non sta a maldi davvero. Ma sai invece di sì proprio. Mi sa proprio di sì invece. Che schifo. Che schifo. Ma... No dai mi rifiuto. Mi rifiuto. Ci deve essere un altro segreto. Ma davvero Fatal? Sono molto diluso. Disse il cestino. Non volevo farla io, l'hai fatta tu per me, grazie. Ci sono rimasto. Che cos'è quella cosa lì? È un drago. Ci sono i draghi. Sempre pensate quello. Carlo, che io cercherò. Ma c'è un altro Adula. Ma ci sono due Adula. Ma che cazzo di senso c'ha? Ok. Sono gemelli. Tre gemelli pure, perché c'è. Non ce l'ho fatta. Non ti glitchare là sopra, stronzo. Stronza. Strons. Uppa. La povera pecora si è presa una pizza. È Dudula e poi c'è Tredula. Pom. Ah, morto così. Come morì mio padre? Una lunga storia. C'era uno stronzo a cavallo che con uno spadone di me. Ma così veramente basta? Mi sta un po'. Allora, per adesso mi sta deludendo questa zona. Cioè, lo dico proprio chiaro. Lo ammetto. Mi sta deludendo. Breccia, che sarebbe quello di cui erano fatti i draghi per essere immortali. Sono scaglie di drago. Lore. Ah, non ce ne sono due, ce ne sono tre. Sono diluso, sì. Queste sono sempre citazioni a Bastianic. Quadrula, questo sì, questo è lo zio. Facci due degli intoni. Arlok si ha capito appieno. Non
Non posso entrargli. E quindi facciamo così. No, no. Non andiamo a disturbare la mamma. Vieni qua e non rompere il cazzo, per favore. No. Vieni qua. Poi uno lo pendula, tutti questi, poi i nomi tutti uguali su Elden Ring. Mi sta avvicinando incazzatissimo. Cosa hai detto di mia madre? Mannaggia chi so io, ma cadi giù. Ti prego. Mamma mia, ormai faccio pure le schivate ai draghi. Vabbè, questo è proprio per i cuori di drago, perché se no questa cosa col cazzo che ti metti a farla. Anche perché non c'è mezzo troppo interessante. Ok, pensavo che avesse più range, scusate. Ora! Mamma mia! Sono morto. Sono morto. Sono vivo con un pixel. Volevo affrontarlo in maniera un po'. Che cosa sta sparando che sta laggando tutto? Stavo attaccando ancora, maledetto. Sarebbe stata bella come cosa se ci fosse stato, Cioè, sarebbe stata molto figa, che ti dava magari dei materiali extra. Vieni qua. Ho paura sempre che si rialzano. Ho sbagliato il gioco, no, più o meno a quello, Mamma mia, il frame rate si sta. Proprio si sta accartecendo, proprio. Dove è andato? Ci si è ribaltato totalmente. Volevo fare la scena bella e invece non era possibile. Quello è il potere più forte di tutti. Dove? Se ne va. Avete un po' squadrellato il cazzo, però. Ma vattene, cagare. Non c'è un cazzo di trap! Metticelo un trap di merda qua a me! Sono ancora più deluso. Sono veramente tanto deluso. Sì, dici, vabbè, tanto se pure fosse sarebbero state quelle. Che merda, cazzo. Che merda. Ci sono tartarughe qui. Belle tartarughe.
Madonna mia, la luce di quel coso è la nuova lava di Dark Souls 1. I miei occhi. E tra l'altro dove è infilata? Perché qua c'è una corrente d'aria? Poi magari è l'oggetto più raro del gioco, eh. Dai, guarda, oddio, cazzo. Si avvicinano. Galera eterna del capo. Questo troviamo dentro un marocchino che si avvicina. Ma uè, capo! Guarda, ottimo, mi apre qualcosa. Cazzatissimo! Va! Alecto! Capo dei... Alecto, madonna. Quanta vita. Capo dei neri coltelli. No, cazzo. Ma scusa, ma non sono tutte donne. Vabbè, magari Alecto è come Andrea. È un nome da... che... donna. Ecco, io non volevo dirlo. Che fata subito. Quanta vita hai, però? Che cazzo è successo? Ah, pensavo di averlo predictato. Porca madonna. No! Scusa. Pensavo fosse un raggio, invece era una sfuriata di non so cosa. Mi ha mandato. Fortissimo, mi ha mandato proprio a cagare. Ma guardate che questo è dure. Cioè, io faccio male. Poi dici sì, perché sono dei... Ma poi questo è il capo dei neri coltelli. Perché è stato messo in una galera? Ce l'ha messo Ranni? Per motivo X? Cazzo. Guardate quanta vita hai. Che castello letto. Hanno preso le guardie. Ah sì, Questo è un tank contro un assassino. Praticamente è una partita infinita. No, pensavo di essere ancora in furia. Poi guardate quanta vita mi ha tolto un colpo di quella roba. Perché ti diminuisce anche la vita, ti diminuisce quel coltello. Bella madonna. Sì, ho capito, ma questa è una guerra tra ciechi però. No. Troppo lento per te, cazzo. Madonna puttana. No, dai, il sole. Non ha lodato. Non si soffia. Ma questa roba devi correre. Poco puoi fare, lì devi correre e basta. Non posso neanche... Oh! Madonna, quanto sono... Ah, quanto sono delle danzatrici della Valle Boreale, sti tizi. Mi ha missato. Hai sentito la botta però a sto giro, eh? Ah,
Ah, pensavo si avvicinasse di più. Ah, ah. Fatto una cazzata in ma... Stai calmissima! Porca troia, quanta stamina toglie! Oh, dammi un attimo, per favore! Ah, vaffanculo. Vedo aperture. È vero. Se ti fossi avvicinata, brutta stronza. Guarda che appena vedi che attacca fa il passo indietro. E vabbè, ho capito, la tua è più veloce. Ho capito. Guarda che appena fai qualche cosa di offensivo va super mega difensiva. Quella è una presa. Troia, veramente è una sfida tra un assassino e un tank. Porco! Madonna. Ah, pensavo di arrivare prima. Porca Eva. C'è stato uno scontro. Però però possiamo dire che gli scontri di Elden Ring sono veramente dei cazzo di scontri anime. Cioè, sono veramente degli scontri anime, sono bellissimi. Ho paura per gli altri boss, perché se questo non è... Cioè, è veloce, sì. Però in realtà se non osi troppo, puoi fare cose. Vabbè, Arlock, anche meno, dai, che qui si fanno le cose. Allora, io adesso vorrei approfittare di quel... Orrà! Ah, cazzo. Guarda che... Posso annullarla quella cosa, zio? Ah, pensavo... Pensavo di poter fare un follow up e invece no. No, non la fa sta cazzata. Porca troia, st'attacco è illegale. St'attacco è illegale, non lo so veramente schivare. Hai fatto una colonscopia, sì. Però bello. Bellissima quella cosa. Mi aspettavo che facesse più male, e invece no. Il problema sono quando usa sta cazzo di lama maledetta, o lama della morte, o quello che è. Sì, perché se lo stesse chiedendo anche verso 200.000 rune, ma di quello non me ne frega. Le rune si rifanno. Sì, però qua sto sentendo la mancanza. Se rimuoio vado a prendere la skill di Gatsu, perché qua si sente veramente la mancanza.
Pensavo di averla schivata bene, invece un cazzo. Non c'ho abbastanza spacing per quella. Ma dovevo questa lontanavi. Oh! Che counter! Questa punta della spada non te l'aspetti, bastardo. Bastarda in realtà, che è una donna. Sì, ho capito, sta cosa è illegale. Neanche parare perché mi scioglie la vita. Dovevo fare un altro attacco. Vabbè, ho fatto un altro attacco a caso. Madonna, io l'ho annullato, non lo so neanche io come. Secca. Ah, ma gli puoi fare il backstab? Ma che cazzo stai a di? Ma come gli puoi fare il backstab? Perdona. Alta 4 metri! Che cazzo glielo faccio alla rotula? Vabbè, mi ha dato tiche. Mi ha dato tiche. No, ormai non serve più. L'abbiamo... Mi ha dato tiche. Che tra l'altro, se usa... Se è quella cosa che abbiamo appena battuto, è incredibile. Tiche, la notte del complotto, Tiche l'assassina infuse nella sua lama il potere della luna della morte per uccidere Godwin. L'ha ucciso lei! Era figlia del capo dei neri coltelli, Alecto, e morì proteggendo la madre durante la fuga dalla città reale. Sì, ma Alecto non mi sa di un nome da donna, però... Va bene. Dite, trasportiamoci qua. Bello, bello, bello. Questa la uso. Questa mi... Bella. Mi piace. Zio, se era donna era capa, no? No, ma non esiste capa come... Come termine. Non... È unisex capo. Ma non esiste capa, ma che cosa? Peccato perché poi proprio la cosa non è tanto per il capo capa, è il fatto che i neri coltelli, noi di lore, sappiamo che sono tutte donne. Tutte. Infatti... Che ha protetto la madre durante la cosa. Per questo Alecto sta qua, perché è riuscita a scappare dalla città grazie a lei. Da adesso esiste. Non diamo manforte a quella branca che vuole modificare per favore
i vocaboli a caso. Però no, questa la potenzierò. Questa la potenzierò, questo l'ascensore. C'è un modo per scendere tranquillo? Devo farmi tutto il... Ah, beh, ma è una torre della memoria del cazzo. Credo sia una torre della memoria. Domani ti creava un più 7, solo. No, troppo alto. Devo fare il giro lungo. Che palle. Ti sfido a trovare le tartarughe. Allora, ho paura. Ho paura. Perché secondo me potrebbero essere tranquillamente sparse per tutto sto piano. Oddio, cane. Buonanotte, Arlok. Grazie mille per essere stato con noi, bello. No! Volevo far entrare. Io non posso combattere questa però mentre quella mi tira i chakram, porca troia. Ma vai a fare nel culo. Cazzo da uomo cerchietto. Gesù Cristo. Ma vai a cagare. Tanto qua sopra si fa... Vabbè no, forse quelle 80.000 me l'ha date a Lecto. Altro. Scendi giù. Una... Oh cazzo, ce n'è un'altra. E ci sono Mog? Dai, dai, che quello è. Porca di quella puttana. Ma vai a cagare, che urto sti cosi. E furfali del suo sanguinamento. Prima di tutto devo trovare un modo per contrastare il sanguinamento. Devo... Sicuramente ci sarà qualcosa, spero, perché se no lì è una roba veramente... ignobile. Vabbè che magari c'è una cosa tipo Margit. Ovviamente. Ah, questa mi sa palesemente di arena di un boss. Però... Che... Ah, dici l'hai... Praticamente l'hai overpowerato. Madonna! Madonna! Oh, e vaffanculo. Rimasto male. Ehi! Che c'è? Io devo capire. Ma il fatto che ci sono 47 lupi di Radagon c'ha della... Cioè voi, gente che c'ha più lore di me,
c'è un motivo per cui ci sono 47 destini? Sono i fratelli? O semplicemente tipo il lupo di Radagon era un tipo di lupo che esiste? E che, cioè, può essere. Porca troia. Sì, non so. Oh, ma che è? Ma è, sto affrontando una build mago in PvP? Quanta vita hai? Dio Cristo. Guarda che mi sono rincoglionito. Au! No. Ma porca troia! Dai! Ma serio? Oh! Non mi costringe? Zio, mi hai cagato il cazzo. Sono morto. Ma no. Cazzo. Sto cane di merda. Ma ho capito, ma è uno spam. Non è un posto che dici... E dici, vabbè, vengono da Radagon. Ma Radagon è un tizio. No, no, ma infatti non dico. Non dico che provengono da Radagon. Intendo tipo, sono una razza di cane. Cioè, all'interno dell'interregno, questo Doggor. Perché io ne ho incontrati già altri. Con questo, tre. È una razza di cane. Radagon ha fatto, oh, bello il cane rosso. Me lo prendo. Perché se no. Dovrebbero essere quasi unici. Dovrebbe. E ne troverai altrettanti, ecco. Comunque, madonna, 50 e 60. Potessi fare tranquillamente una quality con altri 10 livelli. Poi, appunto, se capisco che... Come i cani che cadevano dal cielo. Se poi capisco che sono una razza di cane che piano piano è andata scemando. Perché ci abbiamo il cane rosso gigante. Ci abbiamo il cane grigio un po' più piccolino. Perché è tipo sì derivante da quello. Ma non del tutto. E poi abbiamo i cagnolini piccoli. Quelli bianchi. Ok. Cioè è tipo un albero genealogico. Questi sono tipo... Gli ultra mega alfa. Una roba del genere. Se lasciassero qualcosa, sì. Cioè, per fortuna almeno. Cioè, quello di Radagon è unico perché usa quella spada, no? Meno che non siano dei lupi provenienti. Oddio, ma quei cosi rispawnano? Meno che non siano tipo dei lupi di Icaria. Per quello sanno usare. Erano i doghi reali, per dire. Per quello sanno usare la magia. Perché tutti sanno usare la magia. Quello di Radagon sa usare anche la fede. Non mi hai visto. Non mi hai visto. Vaffanculo. Ah, mo che te sparo le magie sei più in fighter? Prima che spammavi come un cancro bastardo? Ah, mo ti piace combattere melee? Mo ti piace?
Tacci tua, guarda, eh. Stannino. Non è che farebbe male. Così. Lui spammer vero. Mamma mia, Kick. Che palle. Ho fatto un errore. Porca troia, veramente. Ma non troppo, ma neanche. Questa chi cazzo dovrebbe essere? Le tre sorelle. Butto cose a caso ormai. Allora, questo altopiano mi sta veramente tanto deludendo. Cioè, parte la quest di Ranni. Pietre da forgiatura, sì, sono comode, va bene, però... Oltre a quelle... sì, cioè... Un po' noioso. Radula, ok, bella con le cose neanche tanto uniche perché le faceva anche l'altro, gli altri sette draghi gemelli. Bello esteticamente, di ambientazione. Cazzo che belli sti dorsi. Ecco, tipo quando vedi ste cose tu fai wow. Però se mi ci mettessi qualche oggetto magari sarei molto più wow. Alla ricerca delle tartarughe. Cerca tre grandi. Quindi sono tipo tipo il tartarugon. Ci facciamo un giretto. Magari sta qua su. C'è un pinguino. Ehi. Di là non ci devo andare. Quindi hai finito il giretto. Ha voluto un attimo. Guglia di Kelona. Non è che sapete dov'è il vostro papà? Capite, no? Tra l'altro questa è grande, sembra un po' la casa di Ranni. Vedo un cazzo qua. Dai, qua dietro attaccata. No. È questo. Sì. Auguri, non le troveremo mai. Devo prendere un arco per forza. Devo prendere. Trovata.
Ma come cazzo gli è venuto in mente? Cioè, l'altro è anche messa in un posto di merda dove per prenderla ci vuole. Ma poi come cazzo? Ma che cazzo? Ma adesso perché? Era brutto il Rectol, porca tra. E le altre? Cioè, per favore, non mi dite che stanno su tutto. Possono stare su sto cazzo di altopiano perché mi cascano i coglioni. Anche perché sono cazzo grosse. Certo, ovviamente. Ma sia mai. Sia mai la semplicità. Sia mai. Vabbè, allora. Mentre esploriamo. Adesso non mi metto a sbattere la capoccia contro sta roba. Nel mentre esploriamo, diamo uno sguardo in giro. Tanto per quanto ne sappiamo, stanno tutte appese tipo ai pendii così. Vabbè, prima ci facciamo un giretto. Potrebbe essere una. Non ci avrebbe senso, però potrebbe essere effettivamente che una è correlata a quella cazzo di. Come si chiama? Quella corrente di vento per torrento. Ma non c'ha senso. Nel senso, io salto e finisco in paradiso delle tartarughe? Non c'ha senso. Mi sa più cioè, mi sa più di cosa, tipo la usi e ti. Vedi? Non ho idea. Siamo nella tundra, siamo. Oddio, qua è pieno di sti cazzo di tartar di lumachine. Un pochino. Ok. Ok. Ma in mezzo a sta foresta del cazzo che mi sta facendo laggare come un porco c'è qualche cosa di utile o è solo sfrantumamento di coglioni? Mi sa che è soltanto sfrantumamento. No, però c'è, ci sono delle rovine. Dopo al vento di torre. No, è un sciogli lingua, sembra cazzo. Sì, ok, provengono. Magari provengono da qua sti cazzo di lupi. Sono tipo di Caria. Perché qua so tipo il lupo standard è quello bianco. Che tra l'altro è fottuto. Guarda, sono tutti i lupi bianchi, porca troia. Qualche, sai, ragione per cui io debba starmi a rompere i coglioni qua, Elden Ring? Me la vuoi dare o... Appare Miyazaki che mi fa, è bello il paesaggio. Sì. Però vaffanculo. Onestamente. Bello, è bello, sì. Perché non credo che qua ci sia anche qualche dungeon, qualche roba, perché... Sotto c'era Satana, se per sbaglio facevi come i nani del Signore degli Anelli. Scavavi troppo, hai trovato il Balrog. È retrofront, sì. Aspetta, che magari sta appesa qua. Adesso ci avviciniamo.
Vabbè, dai, quella era visibile. Quella se esplode. Sta a 7 km da qua, torre del cazzo, eh. Però almeno qua esplori e ci arrivi. Mi sarei aspettato. Vorrei sapere come sopravvivono qua queste bestioline, ma non credo che ci sia dato saperlo. Sono morto. Non ho capito perché non è sceso. Ora scoprirò se mi si era buggato oppure no. Non mi è sceso da torrento. Lo scoprirei tra un altro po', perché sono morto come un Abercrombie. Non rispawnano le tartarughe. Se muori, spero. No, fortunatamente no. Corriamo. Oddio, un altro megaviato. Sì, cazzo, quella luna è fatta palesemente. Poi tutti i cosi sono rivolti verso di là. Sarebbe bello fare tipo un po' di trigonometria e capire se effettivamente tipo non mi funziona più l'L2. Ok, se tutti tipo gli altari della luna che abbiamo trovato sono rivolti verso di qua. Sarebbe una figata. Perché quegli altari da qualche parte sono rivolti, e se fossero rivolti tutti verso la luna vista come dea, sarebbe incredibile. E lo farò come test. Mi metto metterò un punto qua e poi vado a vedere. Guarda quanti cazzo di lupi. Buongiorno! Quanta vita c'avevo quel modo. Quella è fake. Vabbè, potevano anche. No, forse l'hanno fatta apposta a mantenerla, perché dalla From una roba del genere. Secondo me l'hanno fatta apposta per farti capire che è la luna altro. Altra luna. Scusate, ma non era lì. Abbastanza sicuro che sia per questo. Qua non sei rispawnata, no? No. Io penso che una delle cose che più mi fa abboffare il cazzo di Elden Ring siano ste torri. Avrei preferito molto di più una sorta di puzzle fatto intorno alla torre. Però intorno, non intorno Roma-Milano. Qualche cosa di che sia un pelino più effettivamente collegato all'intelligenza, e a trovare delle bestiole di Satana. Meno che poi se tu stai sopra non spawna, può essere quello pure. Può essere che se non spawna, che l'unico modo per farla spawnare è mettersi qua. Ma non credo. Raga, non spawna, non sta spawnando.
dovevo sfogarmi su qualcuno. Pensa che sto a scendere là sotto, c'è qualcosa di utile? Mi pare proprio di no. Allora, in realtà è finito il piano, perché ci sarebbero queste rovine qui, massimo da controllare qua su e via. Si era buggato, non ti appariva. Ma secondo me è perché devi tipo, se fai una roba che ti allontani troppo altro, secondo me devi ritoccare la cosa. Ah, come? Ma vabbè, Fog? frega un cazzo. Vai me stessa. Brava cucciolona. Proprio come sentimento che qui di nuovo non ci sarà un cazzo. Guarda, veramente, ti prego, no. C'era palesemente il sole prima di uscire, però... Ma so qua, ma dammegli in che cazzo... Ma invece di farmi comprare quel figlio di puttana, ma mettimi gli incantesimi! Mettili qua! Cazzarola! Ma ve lo devo dire io! Ma metti armi che scalano sulla magia! È ancora più bello, prima. Metti robe che scalano sulla magia, armi, incantesimi, bastoni, della cazzo di lordi qualche cosa! Mettimi, che ne so, la spada di quei lupi di merda, di quel lupo, no, anzi, quella non ci avrebbe senso. Porca troia! Oh, non c'è stata una cosa bella! Tiche! La cenere di Tiche! Stop! Per il resto merda è stata qua! Qua è merda! Invece di becchi del materiale, eh! Volevi potenziare l'arma? E potenziala! Un droppino! Attenzione! Che tanto queste si chiamano... Noi abbiamo due rune. Abbiamo la runa aurea e mi pare che ne abbiamo trovata anche un'altra tipologia. Ah no, questa è del Lord. Ok, ho detto una cazzata. Mi ricordavo qualche altro. Là c'è un cazzo da infilarsi. Ecco! Lei non si stanna. Lei barcolla ma non molla. Tra l'altro questa cosa c'ha i rumori della bestia, della cleric beast di Bloodborne. Uno a uno proprio, l'hanno presi, hanno fatto e li hanno buttati qua dentro. Però perché questi stanno qua? Oh, che forse c'è qualcosa di interessante. No, mi sa che è. Ah, è vero. Oh, ho un talismano di merda. È vero.
È vero, ma sì, quelli sono i famosi asset utilizzati che se tu ti metti un attimo a... a spulcicchiare... Beh. Ma come tipo tantissimi... tantissime arti di guerra sono tipo prese dai N giochi. Vado prima di qua. C'è un cinghiale. Ci sono un paio di orsi di merda e un cinghiale. No, era un... ho infartato malissimo. Oh, stavo elencando già nella mia mente le madonne che avrei dovuto sparare. Manca l'ultima tartaruga. Andiamo a vedere. È come avevo detto. E magari salti. Che ne so. Il salto. Ma non è che è in cielo. Ci ho pensato adesso. Non è effettivamente la stronza è in cielo? No, vabbè, sarebbero matti. Che cazzo sono? L'hai ammazzata senza manco vederla. Ah, yeah. Io mi sono impiantato questa idea nella testa che sia in cielo. Se lo hanno fatto, sono malati. Effettivamente dove poi ci stanno loro ci stanno le tartarughe attorno. Ma come cazzo la prendi? Tipo ma devo entrargli nel culo, non ho capito. Devo fare tipo boom. Sto ridendo per non morire dentro. Cosa? Ho preso un piccione al volo? Cioè, perché se non te ne accorgi, cioè dici, vabbè, tanto così vado prima su, risalgo, no? E invece ci entri dentro una tartaruga. Però in realtà c'erano gli int, perché dove ci stanno gli agglomerati di tartarughe ci stanno loro. Cioè, stanno in quei dintorni. Non è... Ah, potevi passare anche da fuori? No. Non è... Ok, pensavo fosse molto più tipo completamente... all'oscuro dovevi farlo. Ma tecnicamente quanti... Ma in realtà... siamo messi bene. Cioè, con questo andremo a 10? No, beh, mi sorprende più che altro che gli abbiano fatto l'animazione ad hoc. Quella è una cosa che mi ha sorpreso. Io mi sarei aspettato la tartaruga ferma in cielo.
Ok. Effettivamente l'avevo detto che assomigliava molto alla... assomigliava molto alla, alla casa dei ranni. Questo lo voglio leggere però. Tra l'altro è come quella di Rennala, solo che è nera. 68 intelligenza. Materializzata una luna genide oscura per scagliare contro i nemici. Leggendaria stregoneria associata alla regina di Caria. Adesso vale tutta la zona. Meno male perché i miei coglioni si sono... Sfrutta l'esecutore come ricettacolo per manifestare una luna genida e oscura da scagliare contro i nemici. La luna oscura dissolve ogni stregoneria che la tocchi. Riduce temporaneamente la resistenza ai danni magici di chiunque ne venga a contatto. Ma è illegale! Fu la giovane Ranni, guidata per mano da sua madre Rennala, a trovare questa luna. Una visione di gelo e tenebra ammantata di misteri occulti. Bella sta cosa. Bella sta cosa. Avrebbero però potuto fare una cosa molto intelligente. Mettere il buco qua. Che puntava perché quella qui sta nevicando perché c'è quella. Rennala è la regina della luna. E poi tra l'altro potresti vederla tranquillamente come Rennala è la regina della luna, dalla parte quella che noi vediamo nel mondo, mentre Ranni è della parte quella dietro, no? Quella dove non ci arriva il calore del sole, quindi è nera e... Vabbè, cose mie, ragazzi. Questa non la posso ancora usare come la luna... ma quelle perché sono tipo... L'apice della... secondo me c'hanno lo stesso moveset identico, soltanto... Poi magari no, alzo le mani perché la From, almeno sugli incantesimi, si è impegnata. Vorrei soltanto andare a vedere sta cosa e poi abbiamo finito per oggi. La prossima volta saliamo su ad Altus finalmente. Eccoci. È questa. Tecnicamente abbiamo... No, non abbiamo finito, è vero, perché c'è questa zona qua. È vero, dobbiamo andare nella zona quella con le radici la prossima volta. Non andiamo ad Altus. Andiamo qua. Ci manca quella zona lì. Qui c'è qualcuno. Ah, il mercante. Tanto io nell'altra mia run in privata i mercanti li sto uccidendo. E se voi li uccidete, ne esistono tipo tre tipologie. Esistono gli eremiti, esistono quelli vagabondi o quelli solitari, che erano tipo credo dei samurai o qualche cazzo di roba che non so. E ne esistono alcuni che invece si sono proprio isolati totalmente perché usano la magia della frenesia. E quando li attacchi infatti rispondono malissimo. Vedete se avevi fatto quella zona. No, questa la facciamo la prossima volta, che era tutta... Allora, che questa in realtà sta sotto ad Altus. Quindi ad Altus sta sotto a Leyndell. E molto probabilmente tutte quelle radici sono proprio le radici del dell'albero madre. Sono proprio le radici dell'albero madre quelle. Infatti potremmo effettivamente trovare cose interessanti. E vedete, sì, vedete, questa cosa punta di là. Questa roba punta verso... Che infatti se tu ti metti tipo... Come puoi farla? Tipo... Così? Sembra proprio tipo ricettacolo della luna. Scusate, pippe da fanti sotto. E qua c'è qualche cazzo. Cioè, non credo, perché è una burbetta del merda. Non penso ci sia. Però. Mai dire mai, no? No, vabbè. La mia curiosità. Comunque stiamo facendo del completismo veramente ottimo. Cioè io penso che potremmo, non dico finire al 100%, però noi Elden Ring lo finiremo un buon 95%. Cioè magari proprio alcuni segreti che per forza di cose in live ti missi totalmente. Ci saranno.
Non c'è la roba di Adula? Ah no, perché lei ci ha dato la magia. Ce ne abbiamo 9. Io prenderei Exiges. Marag. Madonna che si mangia i cuori. Si sente proprio il rumore di lei che si mangia i cuori, madonna. E artigliata. Coso gelido. Questo. Mozzico. E questo. Ma quello non vorrei ucciderlo. Mi sembra un peccato. Vediamo se è successo quello che doveva succedere. No, perché noi... C'è l'audio che si sta buggando, ragazzi. In una maniera pesantissima. Noi mi sa che... Però sai che sapete che vorrei provare a fare, perché... Penso prenderò un... una cheat table di cheat engine per togliermi gli occhi di coso, per togliermi, non l'ho fatto io quella cosa, per togliermi gli occhi per completismo, per no no, ma non, no no, non per completismo. Ah, dici ammazzare il drago, però povero slash povera, che se sa il sesso di sti draghi, eh. Vorrei usarla per togliermi gli occhi. Non facciamo vedere la nostra signora nuda. E vi state chiedendo perché è fottutamente magra? È perché se voi vi mettete un'armatura mentre siete normali in Dark Souls, più o meno diventate Pumba. Aspetto di dettagliato. Volto. Occhi. Sì, abbiamo sti cazzo di occhi. Rosso scarlatto. E non li voglio. Io voglio gli occhi da drago, cazzo. Voglio gli occhi da drago. Non voglio sti occhi satanici. Cioè va. Sti occhi tipo rosso sangue vampiri. Voglio quelli gialli da drago. Quelli sono belli per Ruka. Quindi vedo se esiste qualche cheat table per unceccare le cose. Scusa. Andiamo a vedere giusto che cosa danno i nostri cari vecchi boss che abbiamo abbattuto oggi. Perché ne abbiamo abbattuti parecchi. Però cominciano a diventare tante le rimembranze. Cominciano veramente a diventare tante. Quindi non so se ci avremo mai abbastanza. Perché una già l'ho duplicata, che è quella di Radan. Questa l'abbiamo vista. Godric l'abbiamo visto. Onde di tenebre. Usabile su ash pesanti, martelli della guerra e lanci pesanti e armi colossali. Onde di tenebra. Conficca l'armamento al suolo per sprigionare 3 ondate di oscurità. E se seguita da un attacco potente permette di sferrare un fondente spazzata. Quella che usava, vabbè, lui, soltanto fatta per noi. Che cosa è questo? Flagello in grado di infliggere danni magici grazie al potere di rimembranza di Astel. È composto dagli stessi dendriti di stelle multicolori che formano il corpo della progenie del vuoto. Ah, cioè lui era fatto di stelle? Nove stelle oscure che esplodono. Vabbè, bello. Però non sono armi che prenderei, sinceramente. Corno dello spirito ancestrale. 9 corna affiorano sul palco del re caduto, ciascuna scintilla di luce. Così la vita nasce dalla morte e la morte diviene fonte di energia. Ripristina PA dopo ogni nemico sconfitto. E poi c'è... Mamma mia, che brutta. Particolare paio di corna in cui risiede fieramente il potere degli spiriti ancestrali. Ricorda la forma di un paio d'ali ed un'arma del culto degli spiriti. E effettivamente ricorda quella che usano i tizi. Secondo gli adoratori degli spiriti ancestrali, queste sono le ali dei messaggeri create per cogliere le vite di coloro che non conoscono. Metà unica, eclissi di sole, solleva le ali di gran corno per evocare una nube di gas tossici, riduce per un periodo di difesa di chi vi entra in contatto. Stai. Non volevo saltare. Mi aspettavo un dai.
Comunque questa sarà un'altra live di quelle che io mi devo scaricare uno a uno per montarle insieme, per ricaricarle, quindi ci metterò non so quanto tempo. Cosa cazzo è successo? È diventato black screen totale? Ok. E comunque sì, Twitch durante quell'orario ha dato un sacco di problemi. Eccola qua. Vabbè. E che dire con Giotti? Oggi che giorno è? Oggi è mercoledì, no? Allora, io ve lo dico, mercoledì e venerdì io vorrei portare qualcosa di differente, giusto per spezzare un po' la catena, perché sennò veramente noi stiamo portando Elden Ring. E cosa da tanto? Vorrei portare qualcosa per chillare. Io ero indeciso tra un Metal Gear Survive, così a caso. Però non volevo iniziare serie. E quello è il fatto, cioè, o si va di Elden Ring standard, o si porta qua. Sì, ma giusto per... Però no, forse dai, forse andiamo di Elden Ring, perché Elden Ring purtroppo è una di quelle serie che se non giochiamo assiduamente lo finiamo veramente a maggio inoltrato. Perché purtroppo andando avanti a 2 ore/3 di live a botta è un inferno. Cioè io adesso, perché per fortuna i boss li faccio molto tranquillamente, cioè non è quello il problema. Però se mai incontriamo un boss che ci blocca è la fine. È la cazzo di fine. Ma va bene, noi ci vediamo domani sera con Kingdom Hearts, continuiamo le Tata Battle. Probabilmente domani cominciano veramente le... Allora, se riusciamo a fare Marluxia e, e Riku di fretta, comincerà veramente l'inferno. Perché le ultime due fight sono un qualche cosa di non... di illegale. Facili, no? Illegali, sì. Grazie, Matteo. Io vi auguro un buon proseguo di serata. Noi ci vediamo domani sera. Buonanotte, Fado. Ragazzi, fino che ogni volta ci sei fino a questi orari un po' strambi. E noi ci vediamo domani. Ascoltate sempre Koji Game. Fa, scusate, fa ben. Buonanotte, belli. Ciao.